I lutti provocano strane reazioni nella gente. Già. Si ricorda che c'era una certa cosa di cui le volevo parlare? Oh, sì, sì. E c'è un posto tranquillo dove andare? Certo. Scrive un libro. Sì. Come suo fratello. Beh, è un genere diverso dal suo. È un grande scrittore, vero? Sì, certo. Veniamo a noi. Sì. Io avrei... un po' di foto che vorrei mostrarle. Ok. Posso? Prego. Siamo diventati molto amici, suo padre ed io, negli ultimi mesi. Ah. Ed inevitabilmente passavamo molto tempo insieme. Certo. Ecco, qui siamo io e suo padre a Regent's Park. Ah, sì? E qui invece siamo su uno dei tipici bus londinesi. Io sono venuto malissimo. E dove vi eravate conosciuti? In giro, diciamo. Qui sì. Qui eravamo ad una festa in costume a tema a Kensington. Ecco suo padre vestito da centurione romano. Senta, come mai c'era tutta questa amicizia tra lei e mio padre? Cioè, non vorrei sembrare... Ma non ha mai parlato con me di lei. E invece ci sono tutte queste foto insieme e... No. Io capisco che deve essere una specie di shock per lei e certo gliel'avrebbe detto suo padre, ma credo che non fosse sicuro della sua reazione. E mia madre lo sa? No. E non c'è nessuna ragione per cui debba saperlo, a condizione che io ottenga quello che mi spetta. Cosa? Beh, credo di meritare qualcosa. Insomma, eravamo amanti e... No. Non mi ha lasciato assolutamente nulla nel testamento. Come crede che mi possa sentire? No, le dico io come mi sento veramente, da poco. Come una puttana da poco. Non crede che io meriti qualcosa? Che cosa vuole? Beh, ecco, penso che 15.000 sterline siano giuste. 15.000 sterline? Devo comprare un appartamento. Non è un problema mio. Aspetta un momento. Tu credi di poter venire qui a mostrarmi qualche foto insieme a mio padre su un autobus? E pensi che sia una prova? Invece non prova un cazzo di niente. Che cos'è questa? Oh, Cristo! Senti, non vorrei farlo. Ma sono pronto ad andare di là e a far vedere queste foto a tutti i presenti. Vuoi davvero costringermi a questo? Tu aspetta qui. Non muoverti. Sto qui.